Ragazzi miei, dovete sapere che ho aperto il Discord ufficiale di Ange, ragazzi. Lo trovate in descrizione e potete entrare tutti quanti, ragazzi. Lì ci sono stanze private e ci sono anche stanze pubbliche in cui possiamo parlare assieme, ragazzi. Entrate nel Discord. Signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo tornati per diventare dei professori, ragazzi. Dato che sta per, purtroppo, ahimè, ricominciare la scuola. Oh mio Dio, io provo ansia per voi, ragazzi. Perché dovete sapere una cosa, io non ci vado perché l'ho lasciata. Ma ogni volta che siete in vacanza voi dalla scuola, mi sento in vacanza anch'io, ho quella sensazione. Perché capite, nessuno parla di scuola, ma purtroppo, ahimè ragazzi, immagino che voi state già ricominciando a comprare le cose. Quindi oggi diventiamo dei professori e andremo a distruggere psicologicamente tutti i nostri studenti. Quindi partiamo subito, ragazzi. Scegli il tuo professore, direi questo qua. Conferma. E niente, adesso, ah ok, chiedi alla classe. Cosa possiamo chiedere alla classe? Quale animale è rosa? Dobbiamo sceglierne uno. Ok, chiedere a lui. Vabbè, chiediamo a lui. La mucca. Ma direi di no, amico mio. La mucca rosa. Allora, lei che cosa dice? Flamingo. Beh, questo sì. Questo potrebbe essere corretto. Quindi andiamo a mettere sì. Ok, cosa significa LOL? Credo lot of, of left. Qualcosa del genere. Live. No, non credo. Insomma, questo tizio. Vai. Tu, Lotti, sì, ecco questo qui. Questo qui ha ragione, per esempio. Left out loud, non lo so, comunque. Oggi abbiamo guadagnato 134 dollari solo con questo, capito? Cioè, giusto per farvi capire quanto si può guadagnare. Va bene, iniziamo. Gatto, beh, direi di sì. Ah, ma devo segnare che è giusto. Oh mio Dio. Ippopotamo, ma brother, direi di no. Elefante, assolutamente sì. Ma com'è bad marking? Ma che cosa dici? Bel marking, ma macchina, questa sì, questa è una macchina. Fagioli, direi di no, non sono dei fagioli. Ma porco due, ragazzi, dovete sapere che io c'ho ogni volta una sofferenza, che c'ho il mouse storto e quindi è veramente fastidioso, ragazzi. Lui ha sbagliato praticamente tutto. Scipa, ma no, ma è un leone. Uli uno scimise pecora, ma no, non è una pe. No, aspetta, sto mouse non va, porco due. Allora, un attimo, come puoi dirmi che quello è segnato come giusto? Ok, pesce, sì. Non va il mouse, non va il mouse, non va il mouse. Torre Eiffel, sì, ma poi cosa c'entrano queste cose l'una con l'altra? Cioè, una volta sono animali, poi un'altra volta c'è la torre, non ho capito. Va bene, nuovo gioco disponibile. Che cos'è sto gioco? Cos'è? Aspetta, non ho capito. Ah, devi supervisionare l'esame? Questo mi sembra carino. Ah, possiamo cambiare materia. Cibo, vai, che devo fare? Ah, devo temperare la matita, già. Ok, perfetta. Ora sì. Ok, a posto, le matite le abbiamo temperate, le abbiamo preparate, quindi possiamo iniziare. Ah, devi monitorare il corridoio, va benissimo, d'accordo. Tu, cosa stavi facendo? Ah, ok, questo è quello che ha fatto lì. Allora, no, pure scritto su un banco questo. Ha mandato addirittura un pallone nel tetto, ma ha scritto su un banco. No, glielo mandiamo dal preside. Glielo mandiamo dal preside. Ha scritto sul banco, cioè dai, non esiste. Lei cosa ha fatto? Lei ha indossato l'uniforme scolastica, ha partecipato in classe e ha lasciato il telefono nello spogliatoio. Non le lasciamo andare perché lei non ha fatto niente di male alla fine. Il telefono se l'hai dimenticato. Ferma il bullo. Oh mio Dio. Ma che devo fare? Vabbè, eccoci qua. Disegna una banana. Beh, direi che ci siamo. Direi che ci siamo. Direi proprio che l'hai fatta bene. Direi proprio che l'hai fatta bene. Disegna una pera. Ma che problema hai? Ma che problema? Dove vivi? Dove vivi? Assolutamente no. F. Disegna un ananas. Ma no, ma no, ma non credo. Cioè, ce la siamo cavata correttamente comunque, direi. Nuovo outfit. E no, non voglio andare a scuola vestito così. Penso che rimarrò elegante. Poi abbiamo l'aula di sport. Vai, andiamo. Guarderemo un annuncio. Amen. Oh, che stanno facendo? Ah, devo devo premere molto di più perché stanno litigando. Basta. Cavolo, madonna, dove siete? Al mercato siete? Classica frase da professore questa. Ma dove pensate di essere? A casa vostra? Ah, golf, non gelf. Ma che... No, non è balpet, è ballet. Sbagliato. Yoga è corretto. Ok, ci siamo. Questo qui è stato corretto in modo giusto. Soccer, sì. Tennis, sì. Racing, no. Allora, tennis è corretto, è scritto in modo giusto. Ma sono tutti quanti... stupidi sti studenti, scusate, madonna, ma noi siamo in prima elementare. Racing, non Recib. Ma cos'è so Recib? Yoha. Nuovo sport giapponese. No, aspetta.
Ok, meno male, madonna, l'ho corretto, stavo per mettere la spunta. Ok, ok, l'ho corretto, l'ho corretto. Per il momento siamo stati dei bravi professori, a parte la cosa del bullo che non ho sinceramente capito come dovevo fare. Ah, devo scoprire che i cheater sono quelli che copiano, ecco, mettiamola così. Eccolo, beccato, beccato. Vattene fuori, via. Fuori, fuori, animale. Poi, no, fuori, subito, esame annullato, 4. Poi, tu, beccato, lì dietro. Ti ho beccato, fuori, via. Vattene via. Mezza classe ho buttato fuori. Mezza classe. Mezza classe di persone che hanno copiato. Ma vi pare il caso? Vi pare normale? Ma che professore è? Boh. È una classe veramente di somari, oh. Vai, allora. Dobbiamo temperare le matite di nuovo prima di iniziare l'ora, perché sennò giustamente che ci vai con le matite non temperate non mi sembra il caso. Quindi ci andiamo con le matite belle temperate, così almeno possiamo tutti mettergli gli 0 e i 2 agli studenti somari. Nata pubblicità, maronna mia. Vai, monitoriamo i corridoi. Allora, vediamo un pochino che cosa sta fando lui. Fando. Allora, lui ha messo la chewing gum sotto al banco, ok, e ha sputato nel pavimento. Però diciamo che si è comportato bene in altre occasioni. No, noi lo mandiamo dal preside, mi dispiace, ma no, onestamente. È stato irrispettoso nei confronti dell'insegnante. E qua già è sbagliato. Ha trattato male le proprietà della scuola, credo. No, noi lo mandiamo dal preside. Noi lo mandiamo dal preside perché comunque non ho capito l'altro. Ha fatto però solo cose cattive, quindi quanto ho capito l'ho mandato dal preside. Ferma il bullo, Stan. Cos'è Stan? Boh, proviamolo. Tanto dico un annuncio di più che ti cambia ormai. Con tutti quelli che ho con tutti quelli che ho visto. Ops. Ma com'è giusto? Ma com'è giusto? Ho ucciso uno studente. Ma com'è giusto? Ma io ho detto adesso mi dice che è sbagliato. Ma com'è perfect? Vurmanayakin. Vai, inizia. Facciamo... Ah, geografia, vai. Ovviamente ci guardiamo un'altra pubblicità. Temperiamo le matite, belle appuntite. Ok. Ok, a posto, vai. A mani. Buongiorno. Capitale della Francia. Parigi. Sì. Il fiume più lungo del mondo è il Nilo. Sì. Le persone che vengono dalla Russia sono i russi. Sì. È giusto. Patin. A più. Capitale della Thailandia, Tokyo. Sì, sì, io e l'operaio. La Torre Eiffel si trova a Parigi. Sì, sì. Le persone del Giappone sono giapponesi. Sì. Ok, a posto, vatin. B. Capitale dello USA, Moscow. Ma come Moscow? Non è Mosca, ma via, vatin. Le persone dell'Uganda sono... No, non sono. Il Big Ben si trova a Londra. Sì, assolutamente. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Sono stato un professore un pochettino discutibile in alcune occasioni. Alcune cose potevo farle meglio, ma... come potevo saperlo? Ci vediamo alla prossima, va.